avremmo finito di vediamo un po' di porte. Scusate per quel casino c'è dietro, sto sistemando un attimo alcune cose e quindi purtroppo. Allora abbiamo un gioco, quindi un misto tra Subbuteo e Calcio Balilla, e a differenza del Subbuteo e Calcio Balilla non avevo né stecche e i giocatori non erano mobili. Ricordate, poi questo giocattolo lo tenevo sotto ad un mobile del mio soggiorno, dove poi c'era anche il famoso televisore che avevamo tutti noi. Eccolo qui, si vede? Più giù. Questo è un Football River Plate Made in Italy, modello depositato, c'è scritto. Poi abbiamo la marca Giocattoli Sicuri. Giocattoli Sicuri. Abbassa camera me. Abbassa ancora. Allora, vediamo adesso. Togliamo dalla plastica originale. Fa una certa emozione ritoccare questo giocattolo dopo un bel po' di anni. Dà una certa emozione, ovviamente. Poi mi capirete, anche voi collezionisti, capirete già di cosa parlo. Inquadra bene il giocattolo. Il mio assistente molto bravo. Eccolo. Abbassa giù. E ci siamo, finalmente abbiamo aperto il giocattolo. Togliamoci questo coltello da mano. Ora metti in pausa, cameraman, che passiamo. Allora, ecco la famosa pallina di cui parlavo prima, fatta di metallo, da una biglia. Purtroppo ne abbiamo una sola, poi spero di trovarne altre per sicurezza. È meglio averne sempre una di scorta. Anzi, se qualcuno ha un'altra di questa pallina in più, un po' difficile. Però io provo sempre a chiedere. Non riesco ad aprire. Ecco, ci siamo. Ecco la pallina. Inquadra, regista. Bello, vero? Sentite? Giù. Sentiamo? Una bella biglia di ferro. Sentite il rumore? Bellissimo. Basta con il rumore, altrimenti la signora che si trova sotto inizia a chiamare i carabinieri. Allora, partiamo? Ecco qui, subito vediamo che è andato a finire nella squadra rossa. Vedete il passaggio? Adesso il tiro, e vedete ancora la pallina che adesso passa alla squadra blu. La squadra blu è in attacco. Vediamo un altro passaggio da parte della squadra blu. Di nuovo la squadra rossa. Ecco. Poi vedete come si muove il portiere. C'è questa levetta. Inquadra bene. E l'unico movimento che possiamo effettuare è questo. Destra e sinistra. Un movimento circolare. Un 45 gradi quasi. Allora, riproviamo di nuovo. Vediamo se riusciamo a fare un gol. Ecco, passaggio. I rossi. All'attacco i rossi. Tiro. Ancora un altro passaggio. I rossi. Ancora all'attacco. Vedi? Poi puoi anche girare così, vedi? Potevi girare il giocatore così per decidere meglio come tirare. Ed è un tiro bellissimo questo. Facciamo un minimo di cronaca. Vediamo. Passaggio, niente. Passaggio. Super passaggio. Goal! Hai ripreso cameraman? Hai ripreso? Speriamo di sì. Va bene, facciamo l'ultima inquadratura. Ragazzi, è stato un piacere. Come sempre. Ora passeremo a vedere, ecco adesso vediamo il cameraman, il mio assistente, è il migliore che ci sia, meglio di Spielberg, vediamo che anche lui si accinge a giocare a questo gioco, che logicamente lui non conosce perché essendo di giovanissima età. Va bene, adesso vediamo l'ultima cosa, dopo vediamo cosa abbiamo ancora da aprire nel pacco, perché ci sono altre cose che sono arrivate. Vediamo i giocatori, molto bello, scusate il movimento veloce. Poi farò delle foto e aggiungerò al video come sempre. Bene ragazzi, vi saluto, ragazze e ragazze, vi saluto, e mi raccomando,
Seguitemi, iscrivetevi al mio canale, che poi spero sia come sia il vostro, come modalità d'uso, diciamo. Iscrivetevi, commentate pure. No, parolacce, piacere, grazie. Commentate, iscrivetevi. Vi saluto ad una nuova, alla prossima puntata di Toys of Memory, i giocattoli dei ricordi. E come sempre, mi raccomando, che l'ultimo che esce chiuda la porta. Grazie!